Come ho fatto a cannare l'intro in questa maniera? Yu-Gi-Oh! Da dove? Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati su Inazuma Eleven Go Galaxy! Continuiamo gli amichevoli, ragazzi, oggi mi sa che ci mancano 4 amichevoli per finire questo. No, 5 partite a quanto pare per finire questo girone. Allora, stavolta ne faccio 2. Magari poi la prossima volta ne faccio 3 per completare proprio il tutto. Abbiamo la squadra I Furiosi, perché io sono talmente divertente che devo dare un nome divertente anche alla squadra. Quindi, iniziamo subitissimo la partita. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma perché non porti le cuffie quando registri alcuni video? Perché non ce n'è bisogno. Ci sono solo i suoni del gioco, non c'è musica, non c'è nulla. Quindi vado così. Tra l'altro vorrei fare levare Mixi Max con Bylong e Victor e mettere Victor su Arculus. Uno potrebbe dire sì, tanto Bictor esiste già mixato. Sì, ma Bictor mixato non è forte tanto quanto Bictor fatto Mixi Max facendolo da zero. È strano. In realtà ha senso. Però a noi ci va bene anche così, quindi magari provo anche altre combinazioni. Lo fondo con il re Victor e vediamo cosa esce fuori. Dovrebbe uscire fuori una buona combinazione, dato che sono compatibili. La squadra avversaria è la Chrono Storm e ci faranno il sedrino a quadrati. Abbiamo Zanark, abbiamo Bylong, abbiamo Victor, abbiamo Riccardo, che è debolino, però con il Mixi Max. Abbiamo Sor, che è un muro, Gabi, che è rotto, Goldie, che è ancora più rotta, Arion, ovviamente, abbiamo Fei, abbiamo Ryoma, abbiamo... Oh, Sol alla panchina. E abbiamo Jean-Pierre Lapin in porta. Decollo galattico livello 5. Ah, quindi non è al massimo, va bene. Loro hanno Bylong. Bah, va bene. Sì, questi qua evidentemente hanno giocato col mio salvataggio di fulmine. Ma Andrelink, come fai ad avere Bylong? Io ho Sol. E giocati fulmine. Che ci posso fare? Tra l'altro sto giocando con un pennino piccolissimo e scomodo. Vediamo un po' che riesco a combinare, se riesco a combinare qualcosa. Porto il re in attacco perché mi piace il re in attacco, è fortissimo. Forse. Allora, la palla dovrebbe arrivarmi tra i piedi tranquillamente. Il re, oh, Dragnova, dovrei dargli uno spirito guerriero effettivamente. Perché il totem fa alquanto schifius. Solo ai portieri va bene forse il totem. Ah, dato che loro vanno con lo spirito guerriero, io ne approfitterei. Vediamo un po' che ho. Ok. Canaglia, no. Surtur con Circulus. Con Circulus non vado mai in attacco, quindi andiamo un po' su Surtur. Che poi Surtur è il demone, o meglio, il mostro, che ha distrutto Asgard, quindi ci sta. Jean-Pierre, oddio, andrei con abilità del totem, però no, non mi fido. No, il totem ha abilità strane. Traiettoria orbitale che mi è favorevole, lui è montagna, se poi usa il decollo. Traiettoria orbitale. Oh, ah, beh, non andava. Bene, bene, bene. Ah, tra l'altro, l'altra volta che mi ha fatto... cos'era? Drago Draconiano invece di Uragano Bianco. Io ho controllato il video ed effettivamente io avevo premuto su Uragano Bianco. Però mi ha fatto l'altra mossa. Lì proprio non so cosa è successo col computer. Quindi non è un problema della patch assolutamente, eh. Le patch non fanno questi problemi, ma ne fanno altri. Tipo che il gioco si blocca. E ragazzi, credetemi, io di patch ne ho provate tantissime ai tempi del DS, quando avevo l'R4, che ancora non avevo un lavoro. E praticamente alcune patch proprio ti inabilitano la console quasi. Devi proprio. Una volta ho dovuto togliere la batteria perché non riuscivo a spegnerla. Era bloccata proprio. Provavo a sollevare la levetta. Niente, non andava. Ho dovuto proprio spegnere. Pensavo fosse davanti. Va bene. Ho dovuto proprio togliere la batteria, sollevare, levare la vita, togliere la batteria perché non si spegneva. Non so come era possibile. Non è mai successa una cosa del genere, infatti, le volte successive. Allora, ho Zanark. Ah, Uomo Sabbia gli ho dato. Perché gli ho dato Uomo Sabbia a Zanark? Non mi ricordo. Vabbè, evochiamolo comunque. Contro Riccardo, contro Sosha. Vabbè, per forza.
Sosha, maestro. Abbiamo Mistral, torre inespugnabile. Quanti anni è che non vedevo sta mossa? Non mi ricordo neanche che perché gliel'ho data. Cioè, sì, è forte, ma non ricordavo di avergliela data. È molto buona, molto... Ok, non è fuori gioco. Peccato. No, forse era appena appena fuori gioco. Qua il gioco, anche se è millimetrico, te lo segna. Ah, fregato! Dicevo, l'avevo quasi fregato. Però non ce l'ho fatta. Oh, queste tattiche! Fibre ottiche! Magari le fibre ottiche qua a casa mia! Ma ci farei mettere l'impianto per avere una connessione un pochino più veloce con quello che pago. E poi non è, è una cosa normale, però per dire, no? Cioè, la pago, la voglio. Vabbè, pago la 100 mega, me ne arriva 60, insomma. Beh, non è proprio tutto quello che può arrivare. Aspetta, aspetta. Ne ho tre già, vero? Va bene, va bene. Va bene, tranquilli, tranquilli. No, no, lascia. No, non volevo il fuorigioco. Ah, ok, non l'ho presa, stranamente. Ah, il re è il totem ancora, certo. Figuriamoci se riesce a superare uno spirito guerriero il totem. Rete alla caccia. Anche qui è rottissimo. Anche qui Aitor. A parte gli ho messo il Miximax con Gabi, quindi vabbè. Viene da sé che è super rotto. Ho il tiro con Uomo Sabbia. Sì. Enter the Sandman. Scatola magica. Mr. Sandman, bring me a dream. Quindi in quella scatola c'è un sogno. Però è foresta, quindi potrebbe battermi facilmente. Caspio. Tranquillo. Oh, JP. Stai calmo però, eh. Dengazza. Ok. Oddio. No, ragazzi, stella nera. Devo fare stella nera. Stella nera è una delle mie mosse preferite visivamente. Quando l'ho giocata la prima volta su Inazuma Eleven Go Luce, sono rimasto a bocca aperta perché ho detto, ma che figata è questa? Che poi io venivo... da porca zozza JP però venivo da Inazuma Eleven 3 su DS, quindi neanche 3DS, proprio quello giapponese base, quindi vedere una cosa in 3D super fighissima con tecnologie nuove era davvero bello. Vabbè, stessa cosa per i giapponesi, venivano da DS normale. Allora dov'è qui? Perfetto, doppio tocco, vai Trina, vai Trina. Lo battiamo allo stesso gioco, Trina. Colpo critico? Ma era necessario. Oddio, sì, in effetti mi sa che era necessario. Ah. Se mai dovessi superare l'irreducibile biocombattente, no, non ce la faccio. Ah, i guizzi aerei, i guizzi pazzi. Oh. Oh, ok, ci siamo. Ah, è finita, bene, allora non uso nessuna tecnica. Lo lascio fare. Oh sì, consumati lo spirito. Ragazzi, ma solo un gol? Accidenti. Ho ricaricato Mistral, Trina e anche un po' Gandares, perché serviva assolutamente. Soprattutto Mistral, che praticamente non ha più nulla. Allora, sfondamento ce la facciamo contro... Mamma mia ragazzi, però che schifo. Cioè, in attacco, vi ho messo ciondolo distruttivo, per l'amor del cielo. Utilizzatelo! Voglio dire, vabbè, Super Pegasus. Ah, però, io ho Surtur. Io sono fuoco, lui è Ven. Oh, santo cielo! Non me l'aspettavo. Quello me l'aspettavo dopo che ho fatto... Quello sì, proprio ce lo sapevo proprio. No, dai, ho premuto sul tiro. Ho premuto sul tiro, maledizione. Scatto anomalo che non va a buon fine, ovviamente. Figuriamoci se può andare a buon fine, scatto anomalo. Ok, ora. Stai da solo. Uragano bianco. Uragano bianco. L'altra volta potrebbe essere che avendo premuto drago dragoniano e poi uragano bianco, sia rimasta per qualche ragione la barra, nonostante fosse cambiata, su drago dragoniano. Non è un problema, perché poi mi pare che ho fatto gol comunque. Però non deve succedere. 2-0, perfetto. JP a questo punto è senza forze. Forse può fare un altro decollo.
Ma Bailong, io ti voglio bene. Ah, ma è fuso con la tipa Zhuge Liang. Che poi Zhuge Liang era un uomo, però vabbè, in Inazuma Eleven. Che poi guarda caso in Inazuma Eleven le donne sono sempre quelle che sono le più rotte in quanto a tecniche e tutto. Sessisti, può essere, che poi non è neanche il termine esatto, ma avete capito il senso. Favoriscono le femmine, insomma. Ah, ok, questo è forte però, eh. Ah, niente, vabbè, JP ragazzi si riconferma penoso nei giochi. Oddio, però nessuno fallace come Norika. Norika davvero, Sandra Fisher per chi non è avvezzo ai nomi giapponesi. È davvero, cioè, la facevano perdere di continuo. Dai, ragazzi, per favore. Allora, faccio punto di gravità perché almeno la respinge. E sono sicuro che con la respinta arriverà più lontano di quanto io non posso mai mandarla una volta che l'ho bloccata e poi la rimando. Vabbè, ecco, guarda, guarda, guarda dove arriva, guarda dove arriva. Ancora? Sì, però Bailong ha rotto il palle, va bene? Come direbbe una certa persona, il palle. Che poi il palle non è proprio le palle, è una specie di forza, di vigore. Ah, oggi fa il rinvio lungo? Mannaggia i pesci. Poveri pesciolini, che mi hanno fatto di male? Rete da caccia! Guizzi pazzi! Nulla da fare, rete da caccia vince. Oh! Finita, 4-0. Buono! Non male, eh? Pensavo peggio. Poteva andare molto peggio, effettivamente. Danza della foglia, ciondolo protettivo! Oh! Buono! Mi piace ciondolo protettivo. Allenatore Black. Voglio vedere se è valido però come allenatore. E affrontiamo poi la New Inazuma Japan. Che poi, ragazzi, io uso le pronunce della serie animata per farvi contenti. Perché se no io ho utilizzato le pronunce vere per quasi tutte quante le serie. Da primo Inazuma Eleven fino a Galaxy, se non sbaglio. Io sinceramente le pronunce dell'anime mi fanno un po' schifo, però. Ragazzi, la squadra è quella di prima. Con la differenza che però abbiamo Ryoma in campo. No, a posto. Abbiamo Njord. Ma questa è la Inazuma Japan che è scesa in campo nell'episodio di LBX, nel film? Contro gli istruttori? Mi pare che è questa, non vorrei dire una cazzata. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Ovviamente ho detto che avrei messo anche il Miximax tra Victor e il Re, però nella prossima partita. Abbiamo Zac, allora evochiamo un po' sì, illusionista, uomo sabbia. Sandman! Oh cavolo, Valkyria, ma Valkyria fa paura. Nope, mamma, guarda quanto mi fa arrabbiare quando premo. No, però il computer, siccome il computer ha già selezionato l'azione, la fa prima di te! Il computer dovrebbe selezionarla dopo, non prima. Deve favorire un po' il giocatore. Un minimo. Oh, che noia sti passaggi! Bloccateli! Mannaggia, ragazzi, quanto li odio sti passaggi. Mi fanno proprio venire l'orticaria. Incrocio fatale. Cosa hai risolto? Che stavi da solo, rimbambito! Stavi da solo, papito! Ah, Riccardo con Drago Dragoniano. Ma si è fuso con Bailong, va a finire. E poi Vento. Il suo attributo. Ma lui è la base, quindi l'attributo rimane foresta. Vabbè, boh, io. Che mi faccio a fa domande? Ma sì! Ma sì! Ma per favore. Ah, vieni un po' qua, tu. Andiamo che è un po' Grandius, per favore. Vai, il demone Grandius. Majin. Greito. Atlantis, sì, va buono. Allora. Mano di Grandius. Oh. Ah! Arashida Tsumaki Hariken. Sì, una tecnica che in italiano, uragano tempestoso, è più bella, eh. Perché in giapponese, tempesta, uragano, tornado. Proprio se li sono giocati tutti quanti i nomi. Anche se è più bello.
Mannaggia santa! Oh! E che... Basta un po'! Basta? Ma che è? Già sta finendo i punti questo con una sola Grandius. Che gliel'ho messo a fare al massimo Grandius. Se poi fa schifo. Allora, senti. Ah, oh, meno male. Una piccola consolazione superare con mina terrestre. Che tra l'altro mina terrestre sarebbe anche una tecnica che userei io. Se potessi creare un PG nel gioco. No, non evoco nulla. Vorrei un attimino rivedere l'azione. Amaterasu, va bene. Preferisco Amoret, ma... Amoret, amore proibito. Quanto vorrei evocare Lancelot. Chi se ne frega, andiamo con Lancelot. Ma chi se ne frega di vincere a tutti i costi. Andiamo. Dai. Ma fuori gioco, ma che? Ma scherziamo? Ma non era fuori gioco, dai! Boh, io non lo so, millimetrico neanche, cioè non è millimetrico, è di più. Ui! Ui! Però no, allora... Cavoli, voglio farlo! Non mi interessa se me la para, voglio farlo! 2009, extra, sì. Perché avrei lo spirito, cosa dello spirito guerriero. Avrei fatto 5.000 con Vivern. La para. Non la para! Montagna! Ha perso contro una tecnica di fuoco! Ma io ho il godo! Ho il godimento massimo ora! Ma ragazzi! Il mio elemento preferito ha battuto un altro dei miei elementi preferiti. Certo, montagna è al primo posto e subito sotto c'è il fuoco. Però ragazzi... È una cosa che ho voluto fare assolutamente, spadaccino Lancelot, perché dai, è troppo divertente. Chi se ne frega di vince, se perdo un gula is, cioè un gula a me, però per dire. Oh, che cacchio però, dai ragazzi, ma che difesa è? Anzi no, la mia difesa va bene, è il loro attacco che è talmente portato in avanti. Oddio, anche se i miei difensori potrebbero arretrare un pochino di più, Un pelo dico. Beh, mano di luce doppia l'abbiamo vista 14.000 volte. Oh, rinvio perfetto. Quanto ti voglio bene quando giochi. Così. Normale. E occhio del ciclone. Ti prego, dimmi che la superi. Dimmi che la superi. Mannaggia la miseria. Mannaggia. No, guarda. Attacco. Ti voglio distruggere, Goldie. Vabbè, sì, però quanto è rotta. Sbroccata massima, Goldie, Corri. No! Non ho visto il tempo! Guarda, stavo per premere. Mezzo secondo, mancava e avrei premuto. Lente. Oh, il godimento massimo! Ma poi al punto interrogativo. Chissà come si chiama allora. 2-2-2-2. Mamma. Bellissimo. Chissà come si chiama in giapponese uomo sabbia. Decollo galattico. Ma decollo galattico non ce la fa. Di poco, ma non ce l'ha fatta. Stordito. Aia, JP. Aia. Ti va molto male, Però ragazzi, io davvero ho il godimento massimo in questo momento. No! Ma dai! Ma c'è una possibilità di fare fallo. E la fa proprio qui? Uffa. I falli sono un po' pure a caso, in questo gioco. Certo, puoi aumentarti le probabilità di risubirli. O meglio, che subirli nel senso che l'arbitro fischia a tuo favore. Non è che li puoi ricevere. Però, boh, ho una rottura di palle quando è così. Che è proprio a caso totalmente. Ma va... No, perché ho toccato lì per sbaglio? Mannaggia a me, sì, ma devo sclerare ogni partita io?
Non me ne frega che ho vinto, voglio perdere a questo punto, voglio perdere, potevo fare il terzo gol, parata eccellente, fa schifo, volevo perdere, voglio, la rifaccio per perderla. Ah, che seccatura, tutto maxato. L'ho detto anche in live che era tutto quanto maxato. Quindi, sì, ho usato un cheat per maxarmi le monete. Ed infatti ne ho dovuto usare altre 94 per effettivamente trovare... tutte quante le amico card su Sandorius. Questo vi fa capire quanto il gioco richieda che tu farmi e quanto è randomico. Comunque sì, ragazzi, vabbè, la prima partita giocata molto meglio di questa. Questa qui l'ho giocata malissimo, tra l'altro. Però sono contento di aver fatto gol con Lancelot. Sono molto soddisfatto. Lancelot mi piace tantissimo. Comunque sia, ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Ovviamente in descrizione trovate il link per Instagram. Shout out alla mia tier star degli abbonati alle YouTube Start Game. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.